campanile. La campanile della chiesa. No. Ecco la sorpresa, la cripta di San Clemente. Facciamo una presentazione. Un attimo, se prima tu vuoi piccare la lampadina mi illumini qua. Ecco la sorpresa di oggi. Siamo da San Clemente. Qual è la tua prima impressione? Ti fa paura? Dillo che ti fa paura. Non c'è paura. No, vergogna. Questo buco. Questa è impressione, non è paura. Presumibilmente qui ci troviamo nella zona più antica della cattedrale. Questo si evince da questo pavimento rotondeggiante, tipico del 1600. E secondo alcuni studiosi, qui in questo posto doveva sorgere la famosa edicola dell'Annunziata, da cui prende il nome l'antica chiesa madre e successivamente la cattedrale. Questa cripta cimiteriale che adesso andremo a vedere, normale come tutte le cripte situate nelle chiese fino al 1804, data dell'editto di Saint-Cloud, è una cripta a parte dalle altre che in questo momento non possiamo vedere, ma che nel 1970 sono state aperte, quando è stata fatta la ripavimentazione della cattedrale, e si trovano nella zona dell'abside, esattamente in tutta la zona dell'assemblea. Quindi questa è una cripta a parte e questo è l'esempio tipico di un cimitero così come poteva essere nel 1600. Scendiamo a visitarlo. Sì, attacco grosso, la prendi? Sono caramelle. Affacciati. Aspetta via. Questa cripta sembra essere una normale tomba di famiglia a questo punto, perché sono solo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posti e secondo l'antica tecnica che troviamo pure nel convento di Savoca, in provincia di Messina, in un primo tempo i cadaveri venivano messi qui. E queste non sono tombe, ma si chiamavano sgocciolatoi, perché i cadaveri venivano appesi e solo dopo il periodo della decomposizione venivano poi seppelliti. Questo lo possiamo vedere tranquillamente in tante altre cripte, tipo i Cappuccini di Palermo, tipo appunto il convento di Savoca, eccetera. Perché la piccolezza di questi incavi non fa supporre essere delle tombe. Ma la piccolezza dell'abitacolo fa supporre che si tratti di una cappella personale di famiglia e non di una cripta cimiteriale comune. D'altronde, se c'era la cappelletta dell'Annunziata, può darsi che serviva alla famiglia che aveva fatto erigere la cappella dell'Annunziata. Ecco. Peraltro l'accesso doveva essere esterno. Cioè non li scendevano ovviamente l'acqua? No. Perché sappiamo di una porta murata attualmente che conduceva verso questo sito, ma non sembra neanche essere in questa cappella, a meno che
nella costruzione del tempo poi non si siano fatti altri tipi di lavoro. Questo si vede chiarissimo che è stato rifatto ultimo, cioè quando furono fatti i lavori, però questi sono muri originali. E quindi sono qua dentro appesi fino a quando si completava il processo di decomposizione e avveniva quel processo di mummificazione che è evidente. Se domani ti fai una passeggiata a Savoca li puoi andare a vedere tutti questi che sono appesi. Questo invece è terriccio originale. Devo sapere che il chiodo? No, chiede una sbavatura di coso. No, di cemento, credo buttato. Ma ultimo. Appesi, non è che un corpo come sta appeso qua? Tu non devi pensare che sia fatto in questa maniera. Cioè era dritta. Sa come era fatta, certo. Deve essere l'occhiello. C'era l'occhiello dove si appendeva, perché si appendeva da qua. Dal collo. Non dalla testa, ma non dalla schiena, sì. Poi si sventravano e gli avveniva questo. E lui mi teneva la faccia, mi dice questo. No. Se tu vedi a Savoca, si appendeva dal collo il defunto, non dalla testa, e poi venivano sventrati di modo che avvenisse il processo di decomposizione e avveniva quel processo di mummificazione della salma. Ma perché si faceva? Era una tecnica, in uso nel Settecento, per la conservazione. Di non tutti. Sì, per esempio a Savoca c'erano notabili, eccetera. A Palermo c'è quella bambina che è intatta, ma non si sa mai quale tecnica sia stata usata per conservarne intatto il cadavere del popolo. Però lì è stato fatto un processo chimico. Sì, sì, il padre lo ha fatto, non so. Sì. Va bene. Questo punto vedi? Quando se riusciremo a fare i lavori, quella porta deve essere aperta per curiosità. Apri. E poi dopo. Quella è l'ampolla del sangue e questo è semplicemente. Il viso è coperto da una maschera di cera. Quindi abbiamo visitato la cripta di San Clemente alla cattedrale di Acireale. No, ancora è presto, ora sì. Tutto l'archivio che parte dal 1560 circa ai giorni nostri, dei libri dei battesimi e dei matrimoni della chiesa allora matrice di Acireale. Se voi vedete, è scritto Matricis Ecclesiae, perché diventerà cattedrale nel 1872. Difatti, se noi prendiamo adesso il registro del successivo al 1872, noteremo la denominazione cambiata, matrimoni, Liber Baptizorum, Ecclesiae Cathedralis. Quindi il primo matrimonio registrato qual è? Il primo matrimonio registrato è die 1 gennaio 1565, questo. Di? È di... problema. Pagano con Grassi. Pagano con Grassi? Sì. Ma non sono i nomi. Boh, guarda che bello questo formato.
Primo battesimo è del 1559. L'indice. Primo battesimo. 2. 1559 di Ragonesi. Quattro maggio 1559, Patania.